Facciamo così. Diciamo che il Natale è arrivato in anticipo. Per voi però, perché per me la lettura di questo libro è stata veramente un inferno! Un inferno! Ecco, sono veramente devastato, come non lo ero da tempi. Però la rubrica trash era un po' che non si aggiornava e soprattutto non sono usciti dei libri trash veramente sfiziosi che tu li guardi e dici mamma mia che putridume, no? È da un po' che manca questa roba. E quindi cosa fa Matteo Fumagalli in questi casi? Beh, va a ritroso nel tempo e cerca dei titoli che possono essergli sfuggiti. E soprattutto, per una volta, lasciamo da parte gli influencer. Torniamo un po' alla radice della questione. Mi mancavano infatti i bad boy, le cosine pazze, gli incontri clandestini, i triangoli scemi, tutte queste robe qui che sono al cuore di molti romanzi trash. E quindi li ho rievocati e guarda un po', ci sono tutti. Il libro di oggi è veramente sfidante, molto sfidante. Ma come sempre vi ricordo che questa è semplicemente la mia opinione. Se vi è piaciuto il libro in questione, non offendetevi. Autore, autrice del libro, non offenderti. Insomma, se, stessa manfrina. Semplicemente le recensioni trash sono un'occasione spiritosa per discutere dei libri che io personalmente reputo trash, ma ciò non toglie che possano piacere anche a voi. Piuttosto discutiamone. Il libro di oggi è talmente devastante come neanche all'epoca di Love, e quindi è possibile che usciranno più puntate di questo viaggio negli inferi, ok? Non so quante perché andremo a braccio, basta così, come proprio agli albori, veramente. È un libro, dicevo, trash devastante, che io ho recuperato su Wattpad, l'ho letto su Wattpad e ho deciso di recensirlo perché comunque vedevo che su Goodreads aveva molta risonanza. Era considerato anche uno dei libri sul tema preferiti o comunque più riusciti. Ho detto, ma proviamo, magari c'è la rivelazione. E invece, mannaggia a me, il trash è esondato. E nonostante tutto, il libro, nonostante non credo sia stato pubblicato da case editrici, è comunque acquistabile su Kindle, comunque è stato pubblicato in digitale, quindi lo valuto come un libro effettivamente pubblicato. Il libro in questione uscì per la prima volta nel 2012, non esiste una traduzione in italiano che io sappia, l'ho letto in inglese e come al solito per i libri trash ci affideremo a una traduzione proprio spontanea e volontariamente brutta. Il libro in questione è The Bad Boy, Cupid and Me, ovvero io, Cupido e il Bad Boy, no? E quindi già senti la carica possente che avanza, i cavalieri dell'Apocalisse che avanzano. E il libro appunto è stato pubblicato da una ragazza che su Wattpad ha scritto solo questa avventura e poco altro, poi ha abbandonato la scrittura sotto lo pseudonimo di Slim Shady. Ora ci sta che appunto come gioia dello scrivere lei abbia scelto Wattpad, però insomma il successo a volte lancia anche delle pugnalate, quindi rischi di passare sotto la lente del trash. Il libro di oggi, oh, è trash, ma sto troppo parlando. Di cosa parla The Bad Boy, Cupid and Me? Lo scopriremo subito, ma iniziamo, ragazzi. C'è da dire che il libro si apre senza aprirsi. Che cosa vuol dire? Che non c'è un incipit, non c'è nessun inizio alla storia. Veniamo catapultati così, proprio al succo della questione. Non c'è veramente. Quando dico che non c'è un incipit, non c'è veramente. Cioè, ma io mi chiedo, ma almeno My Dilemma Is You, Love, avevano un minimo di incipit, un minimo di ingresso nella storia, nel mondo rappresentato? Qui non c'è. La prima frase che leggiamo è: un piccolo foglietto rosa cadde sul mio laptop mentre la prof di inglese stava spiegando il significato della poesia. Quale? Non si sa. Tra l'altro, in originale è Meaning of Poetry, quindi il significato proprio della poesia in generale, no? Adoro. Vabbè, fatto sta che è tutto molto generico, non sappiamo chi sta parlando, non sappiamo nulla. Proprio entriamo nel vivo. E da questo biglietto, questo foglietto rosa che cade sul laptop
dalla nostra protagonista, scopriamo che appunto la protagonista si chiama Chloe. Chloe Armel oppure Armel, perché noi sappiamo che cosina, la nostra cosina di oggi, ha origini francesi. Chloe, ha funzionato! Grazie, grazie, grazie! Mi ha chiesto di uscire sabato sera alla Pierre! OMG, cosa devo mettermi? Dimmelo subito, Emma! E io pensavo che Emma fosse un personaggio centrale, in realtà non lo è affatto. Semplicemente questo stratagemma del bigliettino ci serve per capire che lei è quella che si definisce assistente di Cupido, cioè questa è convinta di essere il fumacupido. Ragazza, stai al tuo posto, stai al tuo posto, che al massimo puoi essere una briciola della subdolaggine. Non sei dotata di subdolaggine, lo capiremo proseguendo nel romanzo. Sono Chloe Armel, l'assistente di Cupido, ma anche no, ripeto. Aiuto solo... preparatevi. Sono un aiuto importante per quel bambino grasso e mezzo nudo che si dimentica di agire con le sue armi pericolose. Io colpisco entrambi. Va bene? Vabbè, fatto sta che alla caffetteria della scuola Cosina viene agguantata da un maschione con gli occhi blu, che noi capiamo essere il Ben di turno, perché, attenzione, ovviamente è un bonazzo paura, è biondo, si veste tutto fashion, ha gli addominali, però, è stranamente troppo gentile, rientra non tanto nella figura del bad boy quanto del santo del focolare, e quindi non può che essere un Ben. L'amico d'infanzia, ovviamente il BFF. Noi capiamo già questa riga che Cosino, questo qua che non è il Cosino ma è un Cosetto, perché il Cosino sarà il bad boy invece, Cosetto è innamorato perso di Cosina, ma Cosina non lo sa, non lo capisce, l'hanno capito tutti, l'ho capito io quando è stato introdotto. Charlie è un ragazzo alto e biondo che è davvero carino, indossa sempre vestiti stilosi e spende la maggior parte del tempo di fronte allo specchio, molto più di me. Ama lo sport, ma solo la palestra, perché lì c'è l'aria condizionata ed è lontana dal fango. Oh, che carino, il piccolo Charlie che non vuole rovinarsi la manicure. Cosina invece è una nerd, o meglio, lei si presenta così, dice che il suo idolo è David Attenborough, che è una sorta di scienziato televisivo molto molto celebre, fa comunque contenuti di divulgazione sulla TV, credo inglese, correggetemi se sbaglio. Ovviamente già da una battuta di Ellie, una BFF di Chloe, perché adesso attenzione, perché esattamente come in altri libri trash analoghi arriva una schiera di personaggi inutili che servono per creare sottotrame inconcludenti. Ellie è una di queste. È una BFF di Chloe che ci lascia presagire che Cosino è proprio un Ben della situazione. Non riesci proprio a vederlo, vero? E Cosina, cosa? Niente. Wow, originals. Originals proprio. Poi viene presentata una nuova BFF, che è Gabby. Ed è uguale a Cosina, ma attenzione, con gli occhi marroni. Le dà un consiglio d'amore e bella lì, finisce lì. Poi seguiamo Cosina che deve fare un tema in inglese, interessante, avvincente, emozionante, in realtà sì, porterà a un vortice di emozioni questo tema di inglese e non vi aspetterete mai che cosa possa succedere, non lo indovinerete mai. L'avrei fatto a casa, ma implicherebbe il processo di me, the process of me, trying, che cerca il laptop, perché laptop attualmente impacchettato nelle scatole della mia nuova casa. E tra l'altro, se non erro, nel primo capitolo diceva on my laptop, quindi lei aveva un laptop, ma magari ho sbagliato a scrivere io, magari era un quaderno, un foglietto. Fatto sta che lei c'ha il laptop nei pacchetti di casa, quindi noi sappiamo che si è appena trasferita. E poi mi chiedo, ma perché in ste storie le cosine si sono sempre appena trasferite, sempre, cioè non c'è mai una storia che parte con una cosina che nasce in Wisconsin e cresce in Wisconsin e sta bene così. Attenzione, io già odiavo la protagonista a questa riga, la mia casa precedente, lo dice con un tono alla Rosamund Pilcher, la mia casa precedente era una maggiore grande,
e bianca, con il cancello dorato e una fontana all'ingresso. E la madonna, che è Paris Hilton? Povera Peachy. La nostra casa, la nostra nuova casa, attenzione perché ha fatto una dalle stalle alle stelle, se, dalle stelle alle stalle secondo lei, la nostra nuova casa è certo altrettanto spaziosa e su due piani, ma c'è un muro, un solo muro che ci separa dai vicini. Povera Peachy che non ha più il giardino con la piscina. La sua camera ovviamente si affaccia sulla camera dei vicini. Quanto ci scommettete che entra in atto un nuovo cliché? Ve lo dico che questa storia li ha tutti. Il nuovo cliché del fatto che la sua camera dà direttamente in fronte alla camera del bonazzo, del bad boy di turno. Scommettete? Spero che abbiate scommesso che è così, perché è veramente così, ovviamente. Fatto sta che per sti motivi scemi, il trasloco, l'abbandono della vecchia magione bianca col cancello dorato e il laptop che rimarrà per sempre nello scatolone, Cosina deve fare sto tema di inglese in biblioteca. Ok, la biblioteca chiude e lei rimane chiusa dentro. Ale, perché ovviamente la bibliotecaria non si assicura del fatto che una studentessa è ancora in biblioteca. Tra l'altro la bibliotecaria passa, le parla, ma nonostante questo viene chiusa dentro. Benissimo. Ma attenzione, perché la nostra cosina vivrà attimi di terrore, del tipo che sente rumori ovunque e citando Alien 2 escono dalle fottute pareti, no? Tutti questi rumori assurdi. Quindi inizia questa scena che cerca di essere Stephen King, ma in realtà finisce per essere Fabio Volo. E attenzione a quello che succede: 5 ragazzi alti e ben costruiti, tutti vestiti di nero e con passamontagna e mazze da baseball. Uno di loro, attenzione, secondo Cosina, spiccava nel gruppo per essere badass. Io la lascerò in inglese questa parola, badass, perché lo scrive in caps lock ovunque. Vabbè, uno che ce la fa, come si può tradurre badass in italiano? Uno bello con le palle, no? Cioè, capito? Vabbè, uno un po' così, un po' maschione, ecco. Questi qua cosa fanno? Iniziano a spaccare tutto. Sì, fanno vandalismo, effettivamente. Lei è convinta che la vogliano uccidere, nonostante abbia avuto il tempo di dire che erano hot questi tizi. Non ho ancora finito tutte le cose della mia lista di cose da fare. Attenzione alla lista di cose da fare, perché sarà cruciale nella storia. I miei sogni di studiare medicina distrutti per sempre. Sì, sì, fatela fuori. Ovviamente noi sappiamo già che partirà la love story tra Cosina e quello che spicca per essere un badass. Ok? Anche perché, attenzione, c'è un punto di vista. Ogni racconto trash che si rispetti ha sempre un cambio di punto di vista. E qua abbiamo il POV del nostro bad boy, il nostro cosino, il nostro badass, che si chiama Reese Carter, tra l'altro si chiama, ha un nome che sembra uno slogan delle patatine. Poi scopriamo che uno degli amici di Cosino si chiama Valentino. Cioè, scusate, io ho riso, obiettivamente. Tutti che si chiamano Reese e Chloe, e tutti che sembrano usciti dalle Bratz, praticamente dai nomi, e poi Valentino, che a me ricordava Valentina. Ve lo giuro, nella mia testa, Valentina di RuPaul Drag Race, avevo proprio lui out of drag in mente, proprio uguale, spiccicato. Cosina è scappata, riesce a scappare, ovviamente viene sgamata subito, ma riesce a scappare, lui non può accettarlo. I cosini di Cosino, cioè gli amici, lo insultano e Cosino non dirà nulla. Come fai ad esserne sicuro? Dennis, c'è uno che si chiama Dennis, amico mio, non contraddirmi. Come fai a saperlo, tra l'altro, caro Reese Carter, che Cosina non dirà niente perché hai visto lungo, perché è una cosina e come tale resterà una cosina impacciata, non una che ovviamente rimane vittima di un'irruzione di gente che spacca le cose nella scuola e giustamente avverte tipo la polizia, qualcuno, no, la nostra Cosina non lo fa, ma non rimane neanche particolarmente traumatizzata dall'avvenimento, perché Reese ha già previsto tutto, che è una cosina, inoltre le ha fregato il diario segreto. Non so che dinamica fisica, ma è riuscito a fregarle il diario segreto. In questo modo il cosino scopre il nome di Cosina, uno stratagemma trash veramente irriverente.
Cosina, attenzione, vorrebbe rivelare al preside le seguenti parole, che vi cito testualmente. A rompere la scuola è stato un gruppo il cui leader era un bonazzo con l'accento spagnolo. Cioè, aspetta, ma lo spagnolo era Valentino o Reese Carter? Perché Reese Carter, obiettivamente, di spagnolo non è che c'ha molto. Però dopo scopriremo che la madre è spagnola, ovviamente, altrimenti non sarebbe chiamato Reese Carter, ma sarebbe chiamato in qualche altro modo. Vabbè, viene mandata dal preside Cosina perché è arrivata in classe in ritardo, troppo scossa dagli avvenimenti della sera precedente. Ovviamente trova anche i maschioni, quindi lei dice, oh no, adesso credono che io sia una complice, io che sono così brava in matematica e mi emoziono e che la mia idea di intrattenimento sia guardare, studiarmi a memoria e documentari di Discovery Channel. Ecco i maschioni. Cosina non perde tempo, le dice subito una frase da far accapponare la pelle. Sei proprio carina, Chloe. E lei, oddio, sono il mio nome, sono fregata. Sì, ma se non lo sapeva per il diario, l'avrebbe saputo dopo. Sono dal preside, tutti assieme. Vuoi che il preside non dica, signorina Armel? Cioè, ovvio che lo saprai, vabbè. Guardo Riz, questa è Cosina. Guardo Riz. Sexy, pericoloso, bad boy, Riz. Badass! Vabbè, di ritorno a casa, per caso, naturalmente, lei Cosina scopre che Cosino la sta pedinando. Mi stai seguendo? Lo vorresti, lui è già odioso. Viene descritto nelle recensioni come divertente, eccetera, ma ve lo giuro, è proprio pesante. Cioè, non è come Dominic, però siamo vicini. Mi stai seguendo? Lo vorresti? No, seriamente, l'ultima cosa che voglio è un delinquente che mi stalkeri. Un sexy delinquente. Comunque non ti sto stalkerando. E io da questo dialogo ho già capito, vabbè, l'avevo già capito prima, però un cliché del fatto che lui, perché sta facendo la stessa strada, che lui è il nuovo vicino di casa di Cosina. Tra 3, 2, 1, è il vicino di casa di Cosina, meraviglioso. Ovviamente lui ha gli addominali scolpiti, ovviamente appena arrivato a casa si toglie la maglietta. E Cosina, puoi metterti una maglietta per favore? Preparatevi a questo dialogo, perché è viaggiare nell'etere senza tornare mai indietro. Perché? I miei addominali ti distraggono? No! Ti distraggono? Silenzio. Lui sospira. È così difficile essere un sex symbol. Ah, i magici protagonisti bad boy. Sempre un'emozione. Mi strappano dal petto. Lui ovviamente la invita a casa. Perché? Perché lei è rimasta chiusa fuori. Ma cavolo, ma così non ce la puoi fare una cosa? Cioè, chiusa fuori, chiusa dentro, in biblioteca, è fuori casa. Lui le fa vedere un film horror e lei ovviamente ha paura di tutto, anche della sua ombra. Cosino scopre, attenzione, che lei è un'aspirante cupida e reagisce così. Attenzione, la Riz Carter, the badass, passione psicologo. Perché? Dal fatto che lei aiuta le amiche a risolvere problemi di cuore, lui l'ha già analizzata. Chi è il ragazzo che ti ha spezzato il cuore in modo da insegnarti cosa fare e cosa non fare a un appuntamento? Aiuto. Ha capito questa cosa solo dal fatto che lei dava consiglio a un'amica. Cioè, se è veramente così, datemi un premio per la psichiatria, se non fosse che anche lui è fuori di melone. Quel ragazzo, e lei pensa, quel ragazzo si chiama Ashton Deville. Lo pronuncio così perché è di origini francese, sennò sarebbe Ashton Devil. Badass, è un badass anche lui in effetti. Era solo un giocatore senza cuore, uno a cui piaceva giocare col tuo cuore. Sembra un rap. Lei se ne sta per andare, Maris la prende per il polso, attenzione, Ardin impara da Riz e se la sbatte addosso. Detta così è bruttissimo, però l'idea è che se la abbracciano. Attenzione, mi dispiace, non volevo farti ricordare cose brutte o ferire i tuoi sentimenti. Ecco, se c'è una cosa positiva di Riz Carter è che comunque, sin da subito, nonostante sia
abbastanza creepy, comunque rispetto ad altri bad boy di libri trash, ha sempre questo aspetto un po' più vulnerabile, un po' più sensibile. Dai, la diamo buona. Cosina viene chiamata a far confessione dal preside, perché a quanto pare ovviamente è una sospettata. Non dice nulla in riguardo, però fa finta con i ragazzi di aver spifferato tutto. Ho detto tutto, sarete espulsi e arrestati! I tizi festeggiano, ma come? Così Cosina è costretta a ritrattare. No, stavo trollando, non finirete in prigione. Oh, che palle, volevamo essere degli ex galeotti. Cioè, più o meno il clima è questo. Poi sì, alcuni festeggiano. Che bello, espulsi da scuola, in carcere minorile, yeah. Ma perché? Vabbè, Cosina, attenzione, passiamo direttamente. Ci sono... In questo libro accadono un'infinità di cose, ma dobbiamo soffermarci su quelle trash. Allora, vi ricordate che Reese Carter the Badass al diario di Cosina? Benissimo. Cosina nota, la sera è notte praticamente, Cosina guardando dalla finestra, nonostante Reese Carter stia dormendo, quindi deduco che sia tutto buio, ok? Nonostante questo, lei nota che... sulla libreria di Reese Carter c'è il suo diario. Come ha fatto a vederlo? Allora, considerate che le due case, ok, sono una di fronte all'altra, ma saranno un minimo distanti. Nella camera di Reese Carter è tutto buio, poi è in una libreria. Bah, fatto sta che Cosina ha i raggi X, evidentemente, ha i superpoteri. E quindi dice, no, devo tenere il diario. Quindi cosa fa? Si cala dalla finestra per raggiungere... la camera di Cosino. Lei entra a casa di lui di nascosto mentre lui dorme, ovviamente. E attenzione a quello che pensa. Io continuo a ripetere che il fatto che l'abbia visto al buio dove si trova il diario è incomprensibile. Mi maledico per non essermi cambiata. Questo lo dice mentre sta per precipitare nel vuoto, perché per entrare in camera di lui, fare un'infrazione, sta rischiando la vita, perché sennò cade e crepa questa. Lei sta pensando. Mi maledico per non essermi cambiata. Indossavo degli short molto short, molto molto short. Sì, vabbè, allora lei perché ha visto... il diario nella notte? Ce lo dice in una frase in cui dice sostanzialmente che il diario è glitterato, quindi brilla nella notte. Certo! Lui ovviamente si sveglia perché lei ha una delicatezza di un elefante mozzo e quindi precipita, non nel vuoto ma in camera di Reese Carter. Lui si sveglia e Cosina pensa, con tutte le scintille che lui mandava al mio corpo non volevo proprio andarmene. Lei si fa fantasie ovviamente sul fatto che lui stia dormendo a petto nudo, chiaro, e lei, perché non è una maglietta? Preparatevi altro dialogo entusiasmante. E perché tu ce l'hai? E lei, pervertita! Ma l'asilo nido, ma soprattutto lui non si arrabbia che questa gli è entrata in camera. Ho capito che è la tipa che è un po'... però obiettivamente, cioè... Ok che è il badass, però ti svegli, vedi una persona, un'ombra, deduco, in camera tua, un minimo di scagazza te la fai. E se non ti fai la scagazzata, ok, lui che è badass magari, chi cavolo sei? Non lo so, mi aspettavo, sarebbe stato più credibile sta roba. Invece lui, che vuole prendere a pugni il ladro, presumo, no? Invece lui si sveglia, vede quest'ombra, riconosce che è Cosina, e si sveglia delicatamente dicendo, perché non, tu indossi una maglietta? Cioè... veramente. Lei rivuole il suo diario e lui risponde, non mi meriti, non mi meriti. Lui la sta palesemente molestando, più o meno, cioè ci sta provando, sta un po' flirtando, un po' troppo, allunga un po' troppo le mani, la tiene ferma, lei lo bacia, attenzione, attenzione, attenzione! Come lo bacia? Sì, lo bacia per distrarlo in modo da uscire dalla finestra con il suo diario sotto braccio. Benissimo. Le scintille esplosero dalle mie labbra, ma poi mi sembrò come se veri e propri fuochi d'artificio partissero, rendendoci forti in uno splendido e appassionato bacio. Insomma, Cosina alla fine si lascia travolgere dal bacio, però... diciamo che lei sferra un calcio nelle parti basse a Cosino e riesce a scappare. C'è il punto di vista di Cosino, ovviamente, che si sveglia al mattino, dopo la brutta notte, vissuta con una Cosina in camera sua.
Quando mi sono svegliato c'erano due cose a infastidirmi, due punti, elenco, cioè proprio uno puntato. Il sole, vabbè, si sveglia al mattino, oh no, lui è una creatura notturna troppo tormentata. Punto 2, Chloe, come ha osato baciarmi per ottenere ciò che voleva, mi sento usato. Se vabbè, dai, Reese Carter, the badass. E poi pensa, wow, attenzione, perché ovviamente questo libro ha delle punte di sessismo che non possono mancare nei libri trash. Lui che piagnucola e poi dice, wow Rhys, ora pensi proprio come una femmina. Vorrei commentare, non commento, vorrei andarmene, ma ormai siamo a cavallo. Orrendo, ovviamente, inaccettabile. Lui definisce Cosina un gattino che si crede un leone. E nonostante questo dramma, lui le offre un passaggio in bici. In realtà non una bici, bike, the motorbike, quindi la moto. Però vabbè, le offre un passaggio. La bici faceva più ridere, non so perché. Cosina comunque deve aiutare Ellie a farsi piacere da Charlie. Vi ricordate chi è sta gente inutile? Allora, Charlie è il Ben della situazione e come tale è abbastanza inutile. Ellie è una delle 400.000 BFF di Cosina e fatto sta che Ellie è minimamente interessata a, beh, al Ben della situa, quindi non è un Ben al 100%, perché comunque ottiene il plauso delle giovani cosine e quindi alla fine Cosina dice ti aiuto io a metterti in circolo con Cosino. Nonostante Ellie, credo fosse la stessa che ha detto non noti niente vero, alludendo al fatto che Charlie possa essere innamorata di Cosina. Quindi boh, non ho capito. Fatto sta che voi ricordatevi che Cosina deve aiutare la sua BFF a mettersi insieme al migliore amico maschio, ok? Ovviamente Cosina, preparatevi a quest'altra scena disagiata, sta leggendo, ovviamente non è scontato, però cosa starà mai leggendo la nostra cosina in un libro trash? Ah, Jane Austen, perdonali tutti, non sanno quel che fanno, pensa solo che grazie a queste citazioni stai vendendo più copie del romanzo, dai, mettiamola così, anche se non puoi beneficiare di questa cosa perché sei un po' trapassata, però io capisco le tue sofferenze nell'aldilà a sentire queste cose. Fatto sta che legge te, ovviamente. Sta leggendo Orgoglio e Pregiudizio, ok? Non, immancabile. O è la Jane, che ormai nell'aldilà ha gli spasmi continui, o la Emily Bronte. Le povere disgraziate. E Cosina commenta, ah, mentre legge, ah, Mr. Darcy. Mi sposeresti? No! Voglio Mr. Darcy che risponde no, Mr. Darcy! Lei tanto che sta viaggiando nell'iperuranio. Arriva un cane che le frega il libro, del tipo, non ti merita questo libro. Bravo cane, bravo, non diamo le perle ai porci. Fatto sta che non è il suo cane, noi capiamo che ovviamente è il cane di Rhys, ma viene spiegato dopo, e inutilità, inutilità. Fatto sta che il cane distrugge il libro, effettivamente, e Cosina se lo segna nella lista di cose da vendicare, vabbè. Cosino chiede spiegazioni importanti e filosofiche a Cosina. Attenzione, dimostrando ancora una volta di avere un potente quoziente intellettivo. Non capisco mai perché voi ragazze andate sempre in bagno in coppia. Se noi ragazzi lo facessimo, sarebbe una cosa così gay. Perché in questo momento fuori dalla mia finestra ci sono le campane in festa? Forse perché il trash è stato così tanto superato? Fatto sta che, detto ciò, tra poco ci avvicineremo alla fine della parte 1, quindi troveremo un cliffhanger adeguato per incatenarvi poi alla seconda parte di questa fluviale recensione trash. Cosina sta cercando di accoppiare, come vi ho detto prima, tipo appuntamento al buio, Ellie e Charlie. Ma la prima si è conciata troppo, troppo appariscente. No, no, non va bene. Fa molto anni 90 questa scena dove c'era Ally che è tutta scosciata e così la dice no, no, no. E va dritta al punto, come una visione ancora più tiranna, come una versione ancora più tiranna di Carla Gozzi. Vabbè, fatto sta che la imbelletta, la rende più fica e va bene.
saltiamo le parti in cui Ellie sta facendo il cambio look per arrivare al succo della questione, a grandi frasi, grandi descrizioni che ci riportano alla gioia di esistere. In strada mi fermavo occasionalmente ad ammirare gli abiti firmati nelle vetrine, ricordandomi di memorie passate, dei posti in cui ho vissuto, ognuno con qualcosa da raccontare. Mamma mia, cosina, il capitalismo ti ha proprio fregata. Sei proprio una ragazza che corre dietro le novità. Tranne, vabbè, fatto sta che in questo viaggio introspettivo tra le vetrine della Fashion Street, Cosina viene fermata dai due amici di Reese, che ovviamente sono gemelli. Vi ho detto che ci sono tutti i cliché trash, no? I bad boy in tutti i libri trash hanno almeno due amici gemelli, nel caso il bad boy non sia già il gemello di qualcuno, però in linea generale ha sempre due amici gemelli. Eccoli qua, gli amici di Reese, dai quali Cosina scopre che Reese fa le lotte clandestine. Non sono in realtà poi così tanto clandestine queste lotte, però piglia a pugni la gente e vince il cash. E a quanto pare il cash gli serve, no? C'è un sacco, preparatevi alle descrizioni, ai dialoghi così appariscenti. C'è stato un sacco di sangue versato su quel ring e non c'è neanche una goccia di quello di Reese, dice uno dei due. Fatto sta che Cosina arriva, scopre il luogo degli incontri, questa palestra, e Reese si sta già allenando. Ho forse già menzionato quanto sia mozzafiato, mezzo nudo, tutto bello sudato dall'allenamento. Ma che è? Un film anni 70 italiano trash? Reese è arrabbiato con lei perché lei si trova lì. Eh? Perché dovrebbe essere arrabbiata? Perché stando alle sue, a quello che pensa, è immatura e ridicola perché è venuta a vederti? Ma che è? A volte mi fissa dalla finestra. Inquietante. Beh, questo è vero, Cosina, Non si fissa dalla finestra. Ma anche perché ci sono gli addominali, devi farti raggirare così. Onestamente, volevo solo cancellare quel sorriso sexy dalla sua faccia con un soffone in faccia, con un mattone. Un mattone. I miei occhi viaggiarono tra i suoi capelli umidi e neri e la sua mascella aguzza, fino al suo petto e arrivare fino agli addominali. Così, però adoro che lei sta facendo i raggi X a Cosino, a Reese Carter the Badass, e lui: smettila di scrutarmi. E lei: non lo stava facendo. Allora lei dice, attenzione, grande perla di letteratura: non la sta facendo. Guardo allora altrove e mi focalizzo bene su un'altra cosa: un cestino della spazzatura. Un cestino della spazzatura. Profondo, filosofico. Vorrei capire quale differenza c'è tra un cestino e Reese Carter the Badass. Siamo lì lì alla fine, Sei carino. Lui è pazzo perché dice: sei carina quando arrossisci, Chloe. Lui è pazzo perché viaggia dall'essere arrabbiato, che è immatura, è inquietante, la guarda dalla finestra, al fatto che lei: oh, non ti ho scrutato, guardo il cestino della spazza. Cioè, obiettivamente è pazzo. Il suo sorriso sexy è niente meno che problemi. Dopo aver strappato via i miei occhi dal suo sguardo intenso, ho guardato l'orologio e sono sussultata: è tardi! Lui la raccompagna con la moto e, attenzione, lui rincara la dose successivamente dicendo: ogni ragazza ucciderebbe per essere al tuo posto, montando sulla mia bimba, con la mia bimba per dire la moto, con le sue braccia attorno a una bestia sexy come me, è il sogno di una di ogni ragazza. Sto per andare in iperventilazione, guarda, il sogno di ogni ragazza, una bestia sexy come me. Ma immaginate, ragazze, o ragazzi in generale, ma immaginate un tizio che vi dice una cosa del genere nella vita reale. Ma quanto è trash? Ma veramente? Il capitolo 14 si apre con una citazione a caso di Taylor Swift. Mai successo prima, ricapita qua, che dove c'è Taylor Swift che dice la sua sui bad boys. Ma tipo una pagina. Ma a questo punto non doveva pagare i diritti a Taylor Swift? Penso che sia o il testo di una canzone o uno stralcio di un'intervista. Fatto sta che c'è una pagina intera copiata, plagiata da Taylor Swift. Benissimo. Fatto sta che la chicca, Cosina ci torna a parlare del perché ha il cuore spezzato. Ashton DeVille, il suo ex,
Il cognome, tra l'altro, è lo stesso di Crudelia Demon, attenzione, che in inglese si chiama appunto Cruella De Vil, ok? E quindi attenzione, perché lei è molto creativa, ha scritto una canzone sul suo ex con le stesse note della famosa canzone di Crudelia Demon. E quindi Ashton De Vil, Ashton De Vil, if he doesn't hurt you, no one ever will. He'll play you then, he'll break you, and boy, will it kill. Is Ashton, Ashton De Vil. Non me la ricordo bene la canzone, ma secondo me è quella che è Crudelia Demon, Crudelia Demon. È quella lì, vabbè, proprio sta che lei ha scritto una canzone sul suo ex. E poi aggiunge, Ashton era letale. E da qui in poi il romanzo impazzisce. Ulteriori cliché, lotte, tentate violenze ovviamente sventate dal bad boy di turno, momenti imbarazzanti, dialoghi osceni, dialoghi in bilingue. Cioè addirittura ci sono delle parti totalmente in francese. Cioè delle cose devastanti. Ma questo lo scoprirete domani, perché la prima puntata di questo viaggio agli inferi che è The Bad Boy, Cupid and Me, non termina qui, continuerà domani, ma vi tocca, i libri trash vanno sviscerati bene puntata per puntata, e quindi rimanete connessi, domani questa storia continua, ciao! Io sono devastato, non so se ce la posso fare, non siamo neanche a metà!